L'Alto Ionio Cosentino si è riunito a Trebisacce per il Consiglio Comunale Straordinario che ha visto come unico tema la riapertura dell'ospedale Chidichimo. Hanno preso parte ai lavori non solo il sindaco e i consiglieri di Trebisacce, ma anche tutti i primi cittadini dei 16 comuni che costituiscono l'Alto Ionio Cosentino. Hanno dimostrato solidarietà anche diversi politici regionali e nazionali che hanno sposato l'importante causa per la sopravvivenza dell'Alto Ionio. Numerose le persone che hanno partecipato al Consiglio Comunale, anche nella speranza di avere delle risposte positive dall'ingegnere Scura, commissario alla sanità della Regione Calabria, che era presente nella cittadina ionica. Durante l'intervento dell'ingegnere Scura, il popolo, forse stanco e arrabbiato, non ha ben reagito alle parole del commissario, che ha giudicato con parere negativo la riapertura dell'ospedale di Trebisacce. Escortato dai carabinieri, Scura si è dovuto allontanare. Il Consiglio Comunale di Trebisacce, unitamente ai 16 consigli comunali e sindaci del distretto sanitario Alto Ionio Sibaritide, al presidente del Consorzio di Bonifica e Bacini dello Ionio, a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano Ionio, alle forze sindacali, a diversi consiglieri regionali e molti deputati, al presidente della provincia, chiedono al commissario ad acta per il piano di rientro per la sanità in Calabria di dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato e per l'effetto emettere decreto per la riapertura dell'ospedale di Trebisacce, quale ospedale di zona disagiata. Una richiesta che è stata inviata anche al Ministro della Salute e al Presidente del Consiglio. Ora si attende solo una risposta.